nella lezione di oggi continuiamo la parte relativa al flusso all'interno dei condotti. Ovviamente affrontiamo la parte termica, giacché nella lezione scorsa abbiamo affrontato la parte, diciamo così, fluidodinamica fino alla relazione di Hagen-Poiseuille, che ci fornisce ovviamente il fattore di attività F come 64 di Reynolds, e quindi utilizzando le relazioni che abbiamo visto appunto nella lezione precedente siamo in grado a questo punto di calcolare le perdite di campo. Come abbiamo detto più volte nelle scorse lezioni, quando c'è un flusso che lambisce una superficie, che sia un flusso esterno o magari un flusso interno come in questo caso, ingegneristicamente siamo interessati a perdite di carico, scambio di energia termica, che in questo caso ovviamente si tratta di scambio convettivo. Chiaramente dal punto di vista ingegneristico, se abbiamo un flusso all'interno di un condotto e quindi descriviamo attraverso un dominio assiale simmetrico in coordinate cilindriche, quindi Z e L, il fluido entra con velocità Win uniforme e T in temperatura anche lei uniforme, uscirà dal condotto alla temperatura T, diciamo così, T out. Ora, dal punto di vista ingegneristico, noi siamo in grado di valutare la potenza termica che questo fluido scambia, ricevendo ad esempio energia termica dalla superficie del condotto, dalla parete del condotto, che si trova, immaginiamo, alla temperatura T con S superiore, maggiore della temperatura di ingresso del fluido, quindi TS maggiore di T in, allora la potenza termica che questo fluido scambia sarà pari ad M punto per Cp per la temperatura di uscita meno la temperatura di ingresso. E nell'utilizzare questa relazione stiamo ritenendo che il flusso sia incomprimibile, quindi stiamo parlando di un flusso di gas ideale a bassa velocità oppure di un liquido. In questo caso utilizzato il Cp, quindi immaginiamo che sia per esempio un gas ideale a bassa velocità. Vi ricordate che l'ipotesi di incomprimibilità nel caso di flussi di gas può essere applicata quando la velocità è inferiore a Mach 0,3, l'abbiamo detto nelle scorse lezioni. Ora, questa stessa potenza termica è data, è pari anche al coefficiente di scambio convettivo per la superficie di scambio per la temperatura superficiale meno una opportuna temperatura, che qui chiamo T con M, che è di fatto la temperatura di mescolamento adiabatico, temperatura media o di sezione o temperatura di mescolamento adiabatico. Che cos'è questa temperatura T con M? Innanzitutto è importante riferirci a una T con M così come abbiamo fatto nel caso fluidodinamico, infatti lì ci siamo riferiti a una velocità media, no? Anche in questo caso ci riferiamo a una temperatura media di sezione perché, essendo un flusso interno, non c'è una temperatura di riferimento che è la T infinito oppure una velocità di riferimento che è la U infinito. Allora, in questa situazione ci riferiamo appunto a questi valori medi e la T con M deve essere tale che M punto Cp per T con M, che di fatto è il flusso di energia, quindi è un'energia per unità di tempo, quindi una potenza che attraversa la generica sezione, deve essere uguale all'integrale sulla stessa sezione di ρ per U per Cp per T, e questa T ovviamente è una T locale, dea. Sto dicendo che
sostanzialmente la quantità di energia per unità di tempo, quindi la potenza che effettivamente attraversa la sezione e che localmente ovviamente è data da rho per U dA, che è la portata massica, per la temperatura per Cp, ovviamente questo poi lo devo integrare sull'intera sezione, dovrà essere pari anche a m.cp per un'opportuna temperatura media. Ok? Quindi da qui è possibile ricavare un'espressione della temperatura media, che posso scrivere direttamente qui, che è uguale all'integrale sull'area di rho U Cp per P per l'area, che se considero una sezione elementare anulare di questo tipo, questo è R, questo è DR, questo è dA, allora dA sarà pari a 2 pi greco R dR, quindi qui avremo 2 pi greco R dR e al denominatore m punto sarà pari alla velocità media per la densità per l'area della sezione, che è pi greco R quadro, dove R è il raggio del condotto, questo modo qua, e nell'ipotesi, qui c'è anche ovviamente il Cp, nell'ipotesi di fluido con proprietà termofisiche costanti, ovviamente possiamo semplificare Cp e Cp, ovviamente anche il rho, perché abbiamo fatto prima l'ipotesi di fluido a comportamento incomprimibile, semplifichiamo pi greco e sostanzialmente otteniamo un'espressione per il calcolo di questa temperatura media. Ora, così come avveniva nel caso di campo di velocità, abbiamo infatti visto che nel momento posso cancellare, state ancora scrivendo? Ok, aspetto un attimo. Dicevo, come avviene nel caso di campo di velocità, cioè nel momento in cui il fluido entra all'interno del condotto, le particelle fluide che vengono a contatto con la parete del condotto assumono la velocità del condotto, no? Per la condizione di aderenza, e quindi si sviluppa lo strato limite. Allo stesso modo, per il campo di temperatura si ha uno sviluppo dello strato limite, che quindi sarà del tutto simile allo strato limite di velocità, con la differenza che dal punto di vista della condizione al contorno di temperatura sulla parete, mentre nel caso dello strato limite del campo di velocità diciamo che sulla parete c'era la condizione velocità nulla, nel caso di campo di temperatura possiamo avere due condizioni differenti sostanzialmente. Una condizione di temperatura imposta, quindi condotto con parete alla temperatura uniforme di con S, come in questo caso, oppure l'altro caso è quello in cui vi è un flusso termico uniforme sulla superficie esterna del condotto. Questi sono due casi di come dire, che hanno una grande importanza dal punto di vista pratico, infatti molte applicazioni pratiche sono riconducibili a queste condizioni al contorno. Due esempi: immaginando di avere un condotto che si trovi esposto ai raggi solari, possiamo ritenere che la parte esposta sia, come dire, abbia una condizione al contorno del tipo flusso termico uniforme, se ovviamente è irraggiato uniformemente sulla superficie esposta. Poi ovviamente c'è la superficie non esposta, ma un tubo irraggiato uniformemente ovviamente può essere descritto come un condotto con questa condizione al contorno, mentre ad esempio un condotto
all'interno del quale magari passa un fluido che riceve o cede energia termica con un altro fluido che si trova all'esterno e che magari è in passaggio di fase. Ecco, in questa condizione, che è quella magari tipica delle caldaie, la condizione che descrive meglio il fenomeno è quella di temperatura uniforme. Infatti dall'altro lato ci sarà la temperatura uniforme, che è quella di saturazione del fluido che appunto è in passaggio di fase. In ogni caso, diciamo che teniamo bene a mente che queste due condizioni al contorno hanno una notevole importanza dal punto di vista pratico applicativo. Ora immaginiamo di essere nel caso di temperatura uniforme. Allora cosa succede? Nella zona cosiddetta di imbocco, che si estende dalla sezione d'ingresso fino a una certa distanza che chiamo L con T, lunghezza termica di imbocco, non è necessario spendere altre parole perché abbiamo già affrontato questo argomento per la parte fluidodinamica. Il profilo termico è in sviluppo in questo modo qui, e una volta raggiunta la zona completamente sviluppata, la forma del profilo di temperatura è qualitativamente questa. Nel caso di flusso termico uniforme, la fenomenologia è esattamente la stessa. La forma del profilo qualitativamente, diciamo che non presenta queste caratteristiche in parete, ma è più, direi, parabolico. Ovviamente una rappresentazione qualitativa. L'unica cosa che voglio mettere in evidenza è che, superata la zona di imbocco, si hanno dei profili di temperatura completamente sviluppati che possono essere leggermente differenti nel caso di temperatura di parete imposta uniforme e costante o flusso in parete imposto uniforme e costante. Ora, senza dilungarci troppo sull'aspetto dello sviluppo dello strato limite, perché ripeto ancora, l'abbiamo già affrontato abbondantemente nelle scorse lezioni, la cosa che ci viene in mente è che questa relazione Q punto, se mi riferisco all'unità di aria, uguale H T con S meno T con M, è anche pari a meno K per la derivata della temperatura fatta rispetto al raggio e valutata per R uguale R grande, cioè sulla superficie, sulla parete del condotto. Questo è vero perché in corrispondenza della parete del condotto sappiamo che la velocità del fluido è pari a zero, quindi se la velocità del fluido è zero, è chiaro che lì lo scambio è conduttivo. Di conseguenza, guardando meglio questa relazione, mi rendo conto del fatto che il coefficiente H, che è quello che ingegneristicamente utilizzo, per poter essere determinato richiede in effetti la conoscenza del campo di temperatura all'interno del condotto. Esattamente come avveniva per il calcolo del fattore di attrito F, che invece richiedeva la conoscenza del campo di velocità all'interno del condotto. Ovviamente questa è una cosa che già sapevamo, che già avevamo affrontato, e quindi a questo punto ci chiediamo come è possibile, almeno in casi semplici, poter arrivare alla determinazione del profilo di temperatura, tenendo presente però che nel caso del campo termico la situazione è ben più complicata rispetto al campo di velocità, alla determinazione del campo di velocità, tant'è che molte delle soluzioni disponibili nella letteratura in realtà sono numeriche, ok? Ma cerchiamo di capire
almeno nel caso più semplice che vi preannuncio, è quello di flusso in parete uniforme e costante, come è possibile arrivare alla determinazione del profilo di temperatura? Allora, partendo da qui, ovviamente la prima cosa che ci chiediamo è come determinare la lunghezza termica di bocco, perché va da sé che saremo in grado di determinare analiticamente il profilo di temperatura ovviamente nella zona completamente sviluppata, come abbiamo fatto per il profilo di velocità. Ma mentre nel caso di profilo di velocità è stato semplice determinare la lunghezza idrodinamica di bocco, perché abbiamo detto che oltre L con T ciò che avveniva è che DU su DZ è pari a 0 e ovviamente V è pari a 0, se ci pensate, nel caso termico non è tutto così immediato, perché se ragiono in termini di, ad esempio, temperatura media, la temperatura media varierà con continuità lungo l'asse del condotto. Se io continuo ad immettere con un flusso di parete costante energia termica all'interno del condotto, questo fluido continuerà a ricevere energia termica e evidentemente continuerà ad incrementare la propria temperatura. Non è che a un certo punto diventa isotermo, giusto? Beh, se diventasse isotermo, questo d'altro canto vorrebbe dire che non sta più avvenendo alcuno scambio termico. Allora, questa semplice osservazione ci fa capire che la definizione della lunghezza termica di imbocco è un pochino più complicata rispetto alla definizione di lunghezza idrodinamica di imbocco. Come il problema è in realtà risolvibile? È risolvibile definendo la temperatura adimensionalizzata di Star pari a T con S meno T diviso TS meno TM, dove evidentemente la T con S è la temperatura di parete, TS meno TM è la differenza di temperatura, ovviamente la temperatura di parete e temperatura media, e T è la temperatura locale, cioè è la temperatura lungo il profilo di temperatura completamente sviluppato. Allora, ciò che è possibile osservare è che una volta definita questa temperatura T star, a un certo punto, dopo una certa distanza dalla sezione d'ingresso, il profilo di temperatura adimensionalizzato, quindi il profilo di T star, non varia più. È chiaro che la temperatura T con M continua a variare, la T con S e la T con M continuano a variare perché io continuo ad immettere energia all'interno del condotto, ma poiché la temperatura dimensionalizzata è riferita alla differenza T con S meno T con M, il profilo nella sua forma adimensionalizzata a un certo punto non cambia più, capite? E allora la condizione di flusso completamente sviluppato dal punto di vista termico è degli stati su dz è uguale a 0. Va bene? Quindi questa è la premessa. Ora, da questa premessa, dt star su dz uguale a 0, scaturiscono una serie di osservazioni che, come vedrete tra poco, ci consentiranno di semplificare le equazioni che descrivono il fenomeno per poterle rendere risolvibili in forma chiusa. Va bene? Iniziamo a vedere che se dt star su dz è uguale a 0 nella zona completamente sviluppata e noi focalizziamo la nostra attenzione solo nella zona completamente sviluppata, l'implicazione di questa relazione è che dt star su dz non è una funzione di z, chiaramente. Ok, ora se è così possiamo osservare che se vado a derivare questa delta su dz
z, partendo da questa relazione, essendo la derivata di come fosse f di x diviso g f di z, in questo caso diviso g di z, ricordate che f' per g meno g' per f diviso g al quadrato, ricordate, no, la relazione? Ok, allora deriviamo questa, sarà dts su dz meno dt su dz, e questo è il numeratore derivato per il denominatore non derivato, ds meno tm, meno denominatore derivato dts su dz meno dtm su dz per ds meno t, tutto diviso ds meno tm al quadrato. A questo punto focalizziamo la nostra attenzione al caso specifico flusso in parete uniforme. Per fare questo cancello qui sulla sinistra, in modo da recuperare un po' di spazio sulla lavagna, caso di flusso in parete uniforme, che è un punto con S, vediamo quali sono le implicazioni di ciò che abbiamo appena scritto. Allora, partiamo dalla relazione T con S uguale H T con S meno T con M. Allora, da questa relazione avrò che del Q con S su dz, che evidentemente è pari a zero, perché il flusso è imposto, no? Giustamente, è uguale a dH su dz per t con s meno t con m più h del t con s su dz meno del t con m su dz. Ora, se il flusso in parete è uniforme, ovviamente noi sappiamo anche che Q punto con S è uguale ad H T con S meno T con M è uguale anche a meno K del T su DR valutato in R grande, quindi questa è l'altra relazione che abbiamo scritto, e evidentemente da questa relazione, giacché possiamo chiaramente ritenere che nella zona completamente sviluppata H di fatto non è funzione di Z, e questo vedremo tra un attimo, anzi lo vediamo subito. Allora, vediamolo subito. Allora, scriviamolo qua. Quindi abbiamo detto che da questa relazione qui H è uguale a K del T su DR diviso T con S meno T con M, e ci siete? Sto abbastanza, mi faccio andare a scrivere, do il solito minuto. Arrivati a questo punto, andiamo
possiamo dimostrare che H non è una funzione di Z e quindi che questo termine qui praticamente è pari a 0, perché dH su dz è pari a 0, con la conseguenza che dTS su dz è uguale a dTm su dz. Il fatto che H non sia una funzione di Z può essere dimostrato a partire dalla temperatura adimensionalizzata definita come TS-T diviso TS-Tm e derivando rispetto ad R questa T-star, ovviamente valutata nel caso particolare in corrispondenza della parete del condotto, ovviamente questa derivata qui non sarà una funzione di Z. Ora, se vado a derivare questa T star rispetto ad R in corrispondenza della parete, evidentemente TS-Tm non saranno una funzione di R, perché Tm è la temperatura media di sezione, TS è la temperatura di parete e questa differenza TS-Tm varierà con Z, ma nella sezione TS-Tm evidentemente non è una funzione di R. Di conseguenza questa derivata del T star su dr valutata in parete la possiamo scrivere come del T su dr valutato in parete diviso TS-Tm. Ma da questa relazione qui osservo che del T su dr valutato in parete è uguale a meno H su K TS-Tm. Quindi qui avrò uguale meno, apro parentesi, meno H su K TS-Tm diviso TS-Tm. Ovviamente la differenza TS-Tm si semplifica e il tutto non è funzione di Z. Questo implica che se il fluido ha proprietà termofisiche costanti, quindi K è costante, implica di fatto che H non è una funzione di Z. Come conseguenza di questa osservazione, dH su dz è pari a 0 e quindi dTS su dz è uguale a dTm su dz. Se questo è vero, allora nella scrittura della derivata della temperatura dimensionalizzata rispetto a z, questo dTS su dz meno dTm su dz è pari a 0, quindi questo termine qui scompare, va bene? E nella zona completamente sviluppata noi sappiamo che dT star su dz è pari a 0, va bene? Quindi tutto questo significa che la conseguenza di questa scrittura è che dTS su dz è uguale a dT su dz e quindi uguale a dTm su dz. Ma attenzione, in realtà la temperatura media è una funzione solo di z per come è definita, quindi qui possiamo scrivere di fatto dTm su dz. Ok? Adesso, quando vado a risolvere l'equazione che descrive il campo di temperatura, all'interno del condotto, io devo risolvere l'equazione che è U dt su dz più V dt su dr è uguale a K su rho C, che moltiplica la derivata seconda di T rispetto a Z più 1 su R D su DR R del T su DR. A questo punto
nella zona completamente sviluppata posso osservare che V è uguale a 0, giusto? Quindi questo termine qui scompare perché c'è V che lo moltiplica. Poi dt su dz in realtà è un dtm su dz, perché abbiamo appena dimostrato alla fine che dt su dz è uguale a dtm su dz. A questo punto ci chiediamo come varia la temperatura media in funzione di z lungo il condotto, quindi, perché se conosco questa variazione allora posso inserire questa legge di variazione all'interno di questa equazione per poterla di fatto risolvere. Ora, per determinare questa legge di variazione consideriamo un elementino fluido di spessore del z e andiamo a fare un bilancio di energia. Ovviamente stiamo parlando di fatto di un disco che ha, ora lo vediamo in sezione in questo modo qua. Ecco, allora immaginiamo che questo sia il perimetro, mentre questa qui frontale è l'area. Allora l'energia termica che arriva con il fluido sarà pari a m punto Cp dm, sulla destra avrò m punto Cp dm più dtm. In realtà se l'elementino è abbastanza piccolo posso utilizzare un'espansione in serie di Taylor sostanzialmente, quindi volendo essere un pochino più formalmente più precisi qui scrivo più dtm su dz, sappiamo che dm è funzione solo di z, quindi scriviamo direttamente derivata da dtm su dz per dz, e quindi ripeto, se dtm è funzione solo di z di fatto così lo ritogliamo, quindi più dtm, e poi abbiamo il flusso in parete imposto che abbiamo chiamato Q con S per la superficie che attraversa, che è il perimetro per dz. Allora, andando a fare questo bilancio, scriverò m punto cp tm uguale m punto cp tm più m punto cp dtm, e c'è il flusso in ingresso che inserisco a questo punto qua, Q punto con S P dz più in questo modo qui. Ovviamente M punto CPTM e M punto CPTM si semplificano, di conseguenza avrò che DTM su dz uguale Q punto con S per P diviso M punto CP. E tutta questa quantità è costante, e ricordiamoci quindi che se questo è vero, allora dtm su dz essendo pari a dt su dz implica che la derivata seconda di t fatta rispetto a z, quindi sarà pari alla derivata seconda del dtm su dz, sarà pari a 0, perché evidentemente se la derivata prima è una costante, la derivata seconda è 0.
Questo ci permette di togliere quest'altro termine dall'equazione di conservazione dell'energia, cioè la derivata seconda della temperatura rispetto a zero. Inoltre, da questa scrittura posso andare a ad avere un'espressione dell'appunto di dTm su dz, ma posso altresì osservare che t con m di z è uguale a q punto con s p diviso m punto cp per z più una costante. Cioè, di fatto, questa costante ovviamente è determinabile imponendo le condizioni al contorno, per esempio la temperatura d'ingresso, banalmente. Di fatto quindi si ha nella zona completamente sviluppata, scusatemi, nella zona di flusso nel condotto, quindi anche nella zona completamente sviluppata, si ha una variazione della temperatura media rispetto a z che è di tipo lineare, cioè fatta così nel nostro caso. Z t, la nostra t con m farà una cosa di questo tipo, ma prima abbiamo detto che h è una funzione solo, non è una funzione di z, ma l'abbiamo ricavata questa cosa facendo la derivata di t star rispetto ad r ed osservando che t star su dr non è una funzione di z. Ovviamente questo è vero se siamo nella zona completamente sviluppata, perché nella zona completamente sviluppata ovviamente abbiamo che dt su dz uguale 0, va bene, dt star su dz uguale 0, ma nella zona di imbocco questo non è vero, quindi h in altri termini non è più una funzione di z nella zona completamente sviluppata, ma invece varia nella zona di imbocco. E in particolare, già che q con s è uguale a h t con s meno t con m, ovviamente questo flusso è costante, ma h all'ingresso è più elevato, già che t con s e t con m all'inizio del condotto sono di fatto coincidenti, cioè il flusso entra, poi riceve flusso, inizia a salire la temperatura e del fluido e della superficie interna del condotto, giusto? Quindi che cosa succede? Succede che a regime, se H non è funzione di Z, questa relazione qui ci dice che in effetti anche T con S meno T con M sono costanti, sono una funzione lineare di Z. E quindi nella zona completamente sviluppata avrò che la temperatura superficiale avrà magari un comportamento di questo tipo e T con S meno T con M sono costanti. Va bene? Ripeto, questo è facilmente osservabile, perché se vado a derivare questo secondo membro qui, Q con S è uguale a H T con S meno T con M, quindi questo è uguale a DH su DZ per TS meno T con M più H TS meno T con M, va bene? Ora DH su DZ nella zona completamente sviluppata è pari a 0, DH su DZ, quindi rimane H DTS DTS meno TM su DZ, che quindi deve essere pari a 0. Quindi stiamo dicendo che nella zona completamente sviluppata questo termine è pari a 0, l'abbiamo visto prima, quindi tutto questo primo pezzo non c'è. Siccome questo
deve essere pari a 0, perché dtm su dz è una costante, quindi se vado a fare la derivata del flusso devo ottenere 0. Siccome questo è uguale a 0, vuol dire che dts su dm è uguale a 0, quindi in altri termini vuol dire che la differenza ds-dm è costante. Capite quello che cerco di dirvi? Quindi nella zona completamente sviluppata avremo una situazione di questo tipo: dm varia linearmente e anche ts, ma nella zona che non è completamente sviluppata questo termine mica è 0. Capite cosa intendo dire? E la situazione è una cosa di questo tipo qua. Cioè, all'inizio la temperatura TS è vicina alla temperatura del fluido e di conseguenza H è più elevato. A mano che ci spostiamo in direzione Z e quindi il campo di temperatura diventa completamente sviluppato, praticamente H tende alla fine a un valore costante. Abbiamo visto prima, nella zona completamente sviluppata H di fatto non varierà più con Z, e quindi se volessi andare a rappresentare l'andamento di H in funzione di Z otterrei una cosa di questo tipo. Ok? Ripeto, perché questo? Perché nella zona di imbocco le due temperature sono vicine tra loro, Q punto invece è costante. Se Q punto è uguale a H per la differenza di temperatura, se la differenza di temperatura è piccola, H cresce e viceversa. Quindi nella zona d'ingresso, quando le temperature sono piccole tra di loro, sono vicine tra di loro, H è grande. E poi, superata la zona completamente sviluppata, abbiamo dimostrato che H non è più una funzione di Z, ma diventa costante, quindi tenderà, nel caso di flusso incomprimibile laminare completamente sviluppato, in un condotto evidentemente circolare, tenderà ad un valore costante. Ora, sulla base di queste osservazioni, questa equazione qui, quindi, alla fine diventa U dtm su dz uguale k su rho c, 1 su r, d su dr, eccetera. Questo dtm su dz abbiamo appena visto che è una costante, possiamo determinare. Questa U è il profilo di velocità nella zona completamente sviluppata, e noi la UDR l'abbiamo determinata la volta scorsa, la conosciamo, vi ricordate 2m1-r4 su r4? Cioè questo è un UDR nella zona completamente sviluppata, abbiamo detto che è una funzione quadratica, di fatto è una parabola, ora lì non c'è lo spazio per scrivere la relazione. Mettendo insieme il tutto siamo in grado di arrivare a una relazione, un'equazione risolvibile in forma chiusa. E senza entrare nel merito di come questa possa essere risolta, vedete che qui, se voi andate a vedere sul libro, troverete che c'è scritto che è possibile dimostrare che dtm su dz è una costante, cioè che dt su dz in realtà è uguale a dtm su dz, che è uguale a una costante. In realtà non viene dimostrato, si dice che è possibile dimostrarlo, quindi noi abbiamo fatto uno sforzo in più per cercare di capire per quale motivo effettivamente questo è vero, e abbiamo dimostrato che è vero nella zona completamente sviluppata, non nella zona di imbocco. Comunque nella zona completamente sviluppata evidentemente l'equazione diventa questa, come abbiamo appena visto, ok? Questa equazione risolta fornisce un profilo di temperatura dimensionalizzato che è questo che vedete qua in basso. Ma la cosa interessante da osservare è che abbiamo visto che H tende a un valore costante.
nella zona completamente sviluppata, e in effetti risolvendo quelle equazioni si osserva che il Nusser, che evidentemente quale h per l su k, nel nostro caso la lunghezza caratteristica è il diametro, quindi il fatto che h diventa costante significa che il Nusselt diventa costante. Il Nusselt tende a 4,36, valore costante nel caso in esame che stiamo osservando, quindi flusso di parete costante, mentre tende a un valore di 3,66 nel caso di temperatura di parete costante. Bene? Questa è una cosa che vi avevo già anticipato la volta scorsa, lo ricordate? Il fatto che in effetti si tendeva a dei valori costanti di Nusselt, e questa, come dire, è il Nusselt di fatto è utilizzato per definire la lunghezza termica di un buco. Però a questa cosa dobbiamo prestare un pochino di attenzione in più. Innanzitutto, che cosa cambia quando mi trovo nella condizione di temperatura di parete uniforme invece che nella condizione di flusso in parete uniforme? Allora, la risoluzione dell'equazione di conservazione dell'energia è abbastanza più complicata. È abbastanza più complicata perché intanto cerchiamo semplicemente di capire quali sono le cause di questa maggiore complicazione. Allora, nel caso di temperatura di parete uniforme, quando vado a definire la star, e ovviamente vado a fare la distar su de z, che nella zona completamente sviluppata sappiamo essere pari a 0, questo è uguale a del ds su de z meno del t su de z per ds meno tm meno del ds su de z meno del tm su de z per ds meno t diviso ds meno tm al quadrato. Ora, se guardiamo questa relazione, ci rendiamo conto che intanto quelle semplificazioni, cioè in particolare dts su dz uguale dtm su dz, quelle erano valide nel flusso di parete uniforme. In questo caso ovviamente però osserviamo che se la temperatura è ovviamente imposta, pari a t con s, ovviamente dts su dz sarà pari a zero. Questo significa che se vado a mettere in evidenza del uguale a meno del t su dz ds meno tm, allora vediamo un attimo, del t su dz ds meno tm posso mettere, vediamo un attimo, allora quindi dtm su dz, ok, nella zona completamente sviluppata questo termine è costante, quindi vediamo, quindi questo è uguale a dt su dz meno dt su dz per ds meno tm più del tm su dz ds meno t.
diviso Ts meno Tm al quadrato. Ora, le semplificazioni che qui ovviamente non possiamo fare rendono evidentemente molto più complicata la trattazione, perché vedete, per quanto noi ci sforziamo nello scrivere in maniera, nel trovare, diciamo così, sostanzialmente una relazione per dt su dz, ovviamente noi sappiamo che dtm su dz è una costante, e va bene, è una costante, ma non si semplifica la relazione come prima. Quindi il primo vero grosso problema consiste nel fatto che quando vado ad inserire questa espressione all'interno delle equazioni, le cose sono molto più complicate. L'altro problema è proprio la variazione di dtm su dz, perché non è più lineare come avveniva prima. Se infatti in questo caso vado a fare esattamente come prima un bilancio di energia sull'elementino fluido, in questo modo qua, come ho fatto prima, ciò che ottengo è qui avrò H per P di X PS meno TM. Allora a questo punto scriverò M punto CP TM più H P di Z PS meno TM uguale M punto CP TM più M punto CP dtm. Ovviamente questo si semplifica e otterrò che m punto cp dtm su dz è uguale ad h p ts meno tm. Ma già che ts è una costante, posso osservare che dts meno tm è uguale a meno dtm. Quindi tutto questo è pari a meno dts meno tm su ts meno tm uguale ad hp su m punto cp del 0. Se vado ad integrare questa relazione, di fatto ottengo che logaritmo di ts meno tm è uguale a meno hp per z diviso m punto cp più una costante di integrazione. Di conseguenza avrò che ts meno tm è uguale e alla meno hp su m punto. Che cosa stiamo dicendo? Che questa volta la variazione della temperatura rispetto a z, Tm, la temperatura Tm rispetto a z, segue una legge di questo tipo, che è cosa ben diversa rispetto al caso precedente, dove invece era lineare. Capite? Queste cose qui in effetti rendono la trattazione del caso temperatura di parete uniforme parecchio più complicata rispetto al caso di flusso di parete uniforme. Ok? Questo è il motivo principale. Ovviamente però noi ci accontentiamo di sapere che in questo caso, per questi motivi, la trattazione è analiticamente più complessa. Ma la soluzione analitica del profilo di temperatura porta ad avere un Nusselt, anche in questo caso,
uniforme, come abbiamo dimostrato prima, pari invece a 3,66. Ora, se andate sul vostro testo, troverete questa tabella dove sono riportati il valore di Nusselt nel caso quello che si chiama Nusselt T della prima colonna, che è il Nusselt per temperatura superficiale uniforme, e va bene. Poi abbiamo Nusselt H1 e Nusselt H2, che sono invece i Nusselt nel caso di flusso uniforme, Nusselt H1 nella direzione del flusso, mentre la temperatura rimane uniforme nella, diciamo, lungo la circonferenza del condotto. Quindi la condizione è flusso imposto uniforme in direzione Z, e va bene. Sezione per sezione la temperatura rimane costante lungo la circonferenza del condotto, e questo è il Nusselt H1. Nel caso di Nusselt H2 ancora il flusso è uniforme nella direzione Z, ma è uniforme anche nella direzione circonferenziale. Ora va da sé che il caso Nusselt H1 di temperatura uniforme nella direzione circonferenziale è il caso relativo a condotti che hanno pareti metalliche, quindi che hanno un'elevata conducibilità termica, mentre l'altro caso, Nusselt H2, è quello da utilizzare nel caso di condotti che hanno le pareti costituite da materiali che hanno una conducibilità termica più contenuta. Va bene? Ora, questi qui, insieme all'ultima colonna che è F per il numero di Reynolds, sono i valori nella zona completamente sviluppata per diverse forme della sezione del condotto. Quando, abbiamo già detto la volta scorsa, il condotto ha una forma che, come dire, non è riconducibile a nessuna di queste che vedete nella tabella, si utilizza questa relazione per trovare il diametro equivalente, che è 4 volte l'area diviso il perimetro bagnato, e quindi a questo punto si utilizzano le relazioni per la sezione circolare con il valore del diametro equivalente. Quando però andiamo a calcolare la lunghezza termica e idrodinamica di imbocco, sulla prima abbiamo queste relazioni, abbiamo già viste, e ok. Sulla seconda, cioè il calcolo della lunghezza termica di imbocco, la relazione è lunghezza termica per il diametro diviso il numero di Brand. Sostanzialmente, nelle due condizioni di temperatura di parete costante e flusso di parete costante otteniamo queste relazioni qua. Però queste relazioni qui sono in realtà fornite nel caso in cui lo scambio di energia termica avviene quando il profilo di velocità è già completamente sviluppato. Ora, quando è che posso utilizzare quindi queste relazioni? Allora, le posso utilizzare quando sostanzialmente, in effetti, lo scambio termico inizia in un tratto del condotto che è già, diciamo, a monte, già abbastanza lungo per aver dato la possibilità al campo di velocità di svilupparsi completamente. Quindi questo significa che in effetti il fenomeno termico inizia quando il profilo di velocità è completamente sviluppato. Ma voi sapete bene che situazioni di questo tipo non sono molto frequenti, no? Nella realtà. Magari ciò che mi troverò a studiare molto spesso è il caso in cui il flusso entra e inizia e lo sviluppo del profilo di velocità e lo sviluppo del profilo di temperatura. E allora quando è che mi posso ricondurre a questo caso? La risposta è: dipende dal numero di Prandtl. Perché se ricordate l'analisi degli ordini di grandezza che abbiamo fatto due o tre lezioni fa, non ricordo più, abbiamo dimostrato che l'ordine di grandezza del numero di Reynolds è legato allo spessore fluidodinamico, dello strato limite fluidodinamico.
mentre l'ordine di grandezza del numero di Prandtl è il rapporto tra lo spessore dello strato limite termico e lo spessore dello strato limite fluidodinamico. Quindi di fatto, quando il numero di Prandtl è elevato, questo vorrà dire che il fenomeno termico richiede molto più tempo per potersi sviluppare. Va bene? E allora, quando sostanzialmente abbiamo un numero di Prandtl che non è unitario, ma come ordine di grandezza potrebbe essere 10 alla 2, per capirci, il profilo di velocità si sviluppa in un centesimo, in una lunghezza, cioè la lunghezza idrodinamica di imbocco, ecco, diciamo così, come ordine di grandezza sarà un centesimo di quella termica. E di conseguenza in questi casi possiamo ritenere, con buona approssimazione, che il caso possa ricadere in questo, cioè profilo di velocità completamente sviluppato, profilo di temperatura in sviluppo. Ma nei casi pratici in cui il fluido è per esempio aria, che è il caso che state studiando voi, e il numero di Prandtl come ordine di grandezza è unitario, nel vostro caso è 0,71, questo significa che il profilo di velocità e il profilo di temperatura si sviluppano in maniera simultanea. Di conseguenza, quelle relazioni che avete visto prima non sono più applicabili. Come si fa a risolvere il problema? Allora, intanto le correlazioni disponibili, come vi dicevo, sono spesso ottenute numericamente, quelle disponibili nella letteratura. Per poter trovare il numero di Nusser in funzione sostanzialmente della z, sono disponibili questi risultati, dove sull'asse delle ascisse abbiamo il numero di Graetz, che sostanzialmente z è Reynolds per Prandtl, questo è Graetz alla meno 1, Reynolds per Prandtl per D diviso Z. Quindi quando Graetz alla meno 1 cresce, di fatto Z sta crescendo, e sull'asse delle ordinate invece abbiamo il Nusselt, sia il valore medio sia il valore locale, sia per la condizione di flusso di pareti uniforme sia per la condizione di temperatura di pareti uniforme. Ovviamente questi valori del Nusselt tendono asintoticamente al valore di 4,36 e 3,66 nel caso di flusso di parete uniforme e temperatura di parete uniforme, e a questo punto la definizione di lunghezza termica di imbocco diventa la distanza dalla parete in corrispondenza della quale il valore del Nusselt differisce da questi valori, stiamo parlando di condotto sezione cilindrica, del 5%. Ok? Quindi nel vostro caso la lunghezza termica di imbocco la dovete trovare utilizzando questa definizione, e questo grafico in realtà, scusatemi, ma questo è per profilo di temperatura in sviluppo e profilo idrodinamico completamente sviluppato. Ecco qua, questo è il grafico invece che dovete prendere a riferimento, scusatemi. Simultaneo sviluppo sia dei profili di velocità che di quelli di temperatura. Ovviamente anche in questo caso si tenderà ai valori noti, 3,66, 4,36. Vedete che qui sono riportati per diversi valori del numero di Prandtl, c'è anche il caso Prandtl 0,7, sostanzialmente 0,71, che è quello che state studiando voi. Va bene? Avete domande? Avete capito? Quindi ricapitoliamo velocemente. Il caso di convezione forzata, innanzitutto, che abbiamo appena studiato, ci permette, nel caso di proprietà termofisiche costanti, di risolvere separatamente il campo di velocità e il campo di temperatura.
abbiamo risolto il campo di velocità in maniera direi molto più semplice rispetto al campo di temperatura, ve ne sarete accorti, e siamo arrivati a trovare il profilo di velocità completamente sviluppato laminare in condizione forzata, fluido e comprimibile, condotto a sezione circolare, che è di fatto una parabola. Dopodiché, quando abbiamo affrontato il problema del profilo di temperatura, bisogna distinguere tra due casi, cioè temperatura di parete uniforme, flusso di parete uniforme. In tutti e due questi casi è possibile giungere a una soluzione in forma chiusa dell'equazione di conservazione dell'energia con opportune semplificazioni che possono essere applicate nella zona completamente sviluppata. Il caso più semplice tra i due è quello di flusso imposto, dove abbiamo visto che dt su dz è uguale di fatto a dtm su dz, e quindi questo significa che la derivata seconda di dt su dz scompare, e dt su dz, dtm su dz è facilmente determinabile giacché tm varia linearmente con z. UdR è noto, tutto questo sostituito nell'equazione ci permette di risolvere l'equazione stessa e di arrivare alla determinazione del profilo di temperatura adimensionalizzato, come avete visto. Ora vi ricordo l'altro aspetto importante, che in effetti ho dimenticato di ricapitolare, è che la definizione di flusso completamente sviluppato dal punto di vista termico pone qualche problemino in più, perché in realtà la temperatura media continua a variare nel condotto e sembrerebbe che la condizione di sviluppo completo non si raggiunga mai, giacché se Tm non dovesse variare più, questo significherebbe che non c'è di fatto più scambio termico. Ok? Quindi al momento in cui lo scambio termico c'è, T con m deve variare, e se continua a variare sembrerebbe che il profilo di velocità di temperatura non diventi mai completamente sviluppato. Nella realtà abbiamo osservato che, facendo riferimento alla temperatura adimensionalizzata, a un certo punto la forma del profilo di temperatura non varia più, la forma adimensionalizzata, non varia più, e allora la definizione di zona completamente sviluppata è dt star su dz uguale 0. Bene, risolto anche il problema nel caso di temperatura di parete uniforme, abbiamo visto che le cose sono parecchio più complicate, però dal punto di vista didattico abbiamo capito come si affronta il problema, non entriamo nel merito di tutti i passaggi, abbiamo una soluzione e abbiamo dimostrato tra l'altro che, ricordatevi, che nella zona completamente sviluppata H diventa costante, non varia più con Z. Questo significa che se il nostro condotto è a sezione circolare ed è a sezione costante, e se le proprietà termofisiche sono costanti, allora Nusselt pure non varia più con Z, perché Nusselt uguale H per D su K, il diametro non varia, K non varia, quindi se H non varia manco Nusselt varia. Allora questo significa che il Nusselt tenderà a un valore costante nella zona completamente sviluppata. In altri termini, la derivata della temperatura adimensionalizzata tenderà a un valore costante, perché abbiamo dimostrato la lezione scorsa che il Nusselt è la derivata della temperatura adimensionalizzata rispetto ad R valutata sulla parete del condotto. Ve lo ricordate questo? In effetti dalla soluzione analitica viene fuori che questo Nusselt nella zona completamente sviluppata tende a 4.36 nel caso di flusso di parete uniforme e a 3.66 nel caso di temperatura di parete uniforme, ok? Come ci aspettavamo. Ora rimane aperto il problema della determinazione della lunghezza termica d'imbocco. Il rapporto tra lunghezza termica e lunghezza idrodinamica è dato come ordine di grandezza dal numero di Prandtl. Nel caso di problemi, per esempio, in cui si studia il flusso di aria in un condotto, quando Prandtl quindi è circa pari a 1, ovviamente le due lunghezze termica e idrodinamica di imbocco sono di fatto paragonabili. Quindi i due strati limite, idrodinamico e termico, si sviluppano contemporaneamente. Vi dico questo perché andando sul libro a vedere la tabella che ci fornisce la lunghezza
termica d'imbocco, in realtà prestate attenzione perché questa lunghezza termica è stata determinata nell'ipotesi in cui il profilo di velocità è completamente sviluppato quando inizia il fenomeno termico. Allora questo ci fa capire che in effetti nello studio di questi problemi dobbiamo distinguere tra differenti casi. Un caso è quello di profilo termico, profilo di temperatura in sviluppo e profilo di velocità completamente sviluppato. Ed è questo e la soluzione in termini di numero di Nusselt per diverse forme di condotti è disponibile in letteratura in questa forma, cioè al numeratore, scusate, sulle ascisse abbiamo il numero, l'inverso del numero di Gretz e sulle ordinate il numero di Nusselt. Questo numero di Gretz deve il nome alla persona che ha affrontato queste soluzioni, che ha prodotto queste soluzioni. Qui ce l'abbiamo per condotto circolare, per due piastre parallele, per condotto quadrato. Ma l'altro caso di interesse è quello in cui entrambi i profili sono in contemporaneo sviluppo, cioè il caso praticamente di Prandtl unitario. È chiaro, va da sé, che questo caso di Prandtl unitario potrebbe ancora essere ricadere nel caso di profilo di velocità completamente sviluppato e profilo termico in sviluppo se effettivamente io iniziassi a far avvenire lo scambio termico dopo una certa distanza dalla sezione d'ingresso, quindi effettivamente do il tempo al campo di velocità di svilupparsi e poi inizio a fornire o sottrarre energia termica. Ok? Allora in questi casi le soluzioni sono ancora disponibili in letteratura in questo modo, cioè l'inverso del numero di Gretz sull'asse delle ascisse, il numero di Nusselt sull'asse delle ordinate, e qui vi ho riportato l'esempio di relativo a condotto a sezione circolare per, vedete, diversi numeri di Prandtl. Qui si tende a 3,66, quindi è relativo ad una specifica condizione al contorno, che voi sapete a questo punto qual è, e quindi nel vostro caso per il calcolo della lunghezza termica d'imbocco a questo punto l'applicazione, il criterio da applicare è sul numero di Nusselt, giacché si tende a questo valore nella condizione completamente sviluppata, il criterio è la distanza dalla parete in corrispondenza della quale il Nusselt locale differisce del 5% dal valore completamente sviluppato. È chiaro che questa lunghezza termica sarà differente se si hanno i due profili in contemporaneo sviluppo oppure se il profilo di velocità è completamente sviluppato e il termico è in sviluppo, ma numericamente per voi non fa differenza perché tanto risolvete le equazioni senza nessuna delle semplificazioni che abbiamo visto prima. Chiaro? Allora, con questo riassunto spero di aver fatto chiarezza sul problema che mi rendo conto potrebbe sembrare più complicato di quello che in realtà è. Domani magari possiamo dedicare un'oretta a fare qualche esercizio relativamente a questi problemi in modo da fissare le idee. E potremmo fare così: domani nella prima ora facciamo qualche esercizio, nella seconda ora magari possiamo affrontare il problema relativo alla PIV, e così nel pomeriggio invece affrontiamo il problema del disegno del vostro pezzo da simulare al calcolatore mediante il software di disegno 3D. Ok? E giovedì evidentemente farete l'esercitazione al calcolatore.